Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 32esimo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo perso 3 Pokémon e sono letteralmente, ragazzi, sono impazzito. Impazzito, se non l'avete visto mi raccomando andatelo a vedere. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace. Proviamo a raggiungere 150 like per continuare con questa magnifica serie. E nulla ragazzi, dietro di me vedete Dragonite, ma la squadra è stata implementata di ulteriori membri che potete vedere qua. Abbiamo Lance, Change e Frost che sono entrati a far parte ufficialmente del team. Ho portato tutti i Pokémon a livello 70, spero che basti, altrimenti potrei veramente bestemmiare più del video scorso. Detto ciò ragazzi, io sinceramente non so che cosa devo fare. Mi butto qua dentro. Mi butto come se fosse una cazzo di pozza di cianuro. Vediamo un po' cosa succede. Allora, fammi capire un attimo. Non sono, non mi è permesso, ok. Tutto sembra in ordine, ok, interessante. Mi avete detto, ragazzi, ho visto che c'è gente che mi chiede di skippare i dialoghi. Cercherò di skipparli un po' di più, però dovete capire, ragazzi, che comunque a me interessa giocare il gioco. E quindi, giustamente, un po' di dialoghi li vorrei leggere. Come sta andando? Fantastico. Abbiamo esaminato almeno 30 persone. Non posso credere che fosse così facile. Quello stupido ragazzino e quell'uomo pazzo e quel foolish sarebbe quello stupido, quel pazzo, sì. Quel pazzo vecchio ci hanno dato la scusa perfetta per ottenere il DNA di tutti nella regione. Oddio, che cazzo stai facendo tu? Perché il culto infernale ha bisogno del DNA? Chissà perché me l'aspettavo questa domanda. Perché non ti dimentichi quello che io abbia detto? Volevi. Prossimo, ok. Ovviamente immagino di non poter passare, ok. Forse devo letteralmente farmi... Ah, aspetta. Proviamo un attimo. Grazie per essere venuto. Congratulazioni, sei il 100° cittadino che... Ma non è vero, prima erano 30, ma che cosa sta succedendo, raga? Attenzione alla matematica che si evolve. Ok, ti devo seguire, lol, sto male. Grande idea, ok, perfetto. Io, raga, c'ho Dragonite che non ha una buona natura in realtà, però... buongiorno. Io lei la conosco. Signor Zenith, il ragazzo che ha chiesto di vedere è qui. Grazie, puoi lasciarci da soli. Che cazzo è sta vecchia qua di merda, raga, oh. Madame, sono molto dispiaciuto per tutto ciò, ma sembra che lei abbia contratto il virus. Madame, sei stata... You were caught trying to avoid my team to avoid vaccination. Ok, sei stata colta nel tentativo di evitare che il mio team... Mi sono perso, ok, questo è un comportamento molto sospetto. Posso aiutarti? Posso aiutarti? Non mandarmi via. Sembra fantastico. Ok. Ok, perfetto, non ho capito. Non ho capito cosa è successo, vabbè, dettagli. Creepy, ti ricordiamo caldamente di attivare la nostra protezione attiva. Ah, basta di merda, ok. Hai delle familiarità con le trials, witch trials? Prove strega? Ho letto male io, non lo so. Ok, perfetto, c'erano molto molto tempo fa, e prima che l'Augur riscrivesse la maggior parte dei libri di storia, non mi sorprende, cioè per questo non mi sorprenderei che tu non ne sappia nulla in sostanza. La storia è iniziata con una piccola ragazzina che che voleva imparare witchcraft, penso sia la stregoneria, ora cioè non sono sicuro però penso di sì, l'arte della stregoneria, una roba del genere. Per evitare di finire nei casini, ha accusato gli altri cittadini di essere streghe. Chi non confessava veniva impiccato. Coloro che lo facevano avevano il permesso di vivere. La città era... si è trasformata in un mess, letteralmente casino, in un mese. Le accuse erano all'ordine del giorno.
Tutti lanciavano. Ok, perfetto. Tutti mettevano i propri amici e la famiglia sul the bus, alla gogna, si dice, alla gogna per salvare se stessi, in sostanza. Alcune riflessioni sulla natura umana, non trovi? Non è molto confortante, ma per me funziona. È una strategia molto comune tra i dittatori e tra i tiranni. Lasciare che le persone si menino tra di loro e si scannino a vicenda, in sostanza. Fanno lavoro per te e lavora e funziona perfettamente. Non so quanto il virus funzioni e da dove viene, ma sono sicuro che riuscirò a capitalizzare sulla sua esistenza. Capitalizzare in italiano non è esattamente capitalizzare, ma si traduce in un altro modo, che ora non ricordo, perdonatemi. Penso che io abbia fatto qua. Ti ho chiamato qui per mostrarti perché dovresti essere terrorizzato dal mio culto. Signora Williams, può tornare indietro? Hai preso il tuo vaccino? Sì. Perfetto. Abbiamo fatto tutto qui. Stohim, fermalo. Ah. Ah, ok. Cioè, in pratica. Cos'è? Dai! Cos'è sto schifo? Allora, penso che tu sia di tipo acqua. Cioè, buonanotte! Di tipo fuoco, quindi vai giù. Allora, penso che lui abbia dato un vaccino per il virus, Suicune. Navecia con Suicune! Navecia con Suicune! Domani andate da vostra nonna a mangiare e vi trovate un Suicune che vi ronza tra i piedi. Io non ho parole. Dicevo, prima di sclerare come al solito, che probabilmente lui ha dato un vaccino, un presunto vaccino per la malattia, che poi in realtà è una malattia vera e propria, cioè nel senso gli fa una sorta di lavaggio del cervello. Wudhammer, se non muori impazzisco. Come se non fossi già pazzo di mio. Wudhammer e Suicune va giù, perfetto. Olè, è giù anche questo. Scraggy, allora fermi. Io che Pokémon ho per far male a cotesto uomo. Armin, vai tu. Credo in te, forza cavaliere mio. Sei con me dal Pleistocene. Stavo già per bestemmiare perché non so, avevo la sensazione che ci fosse un Delta. Head Smash? Cos'è? Capocciata? Quando è che. Muori per la grandine, stronzo! Non ricordo sinceramente quando si sia. Ci sono troppi Pokémon Delta. Siamo d'accordo? Ce ne sono troppe. Ok, perfetto. L'ultima cosa che ricordo. Oh, una Ultra Ball, perfetto. L'utilità, signori, l'utilità. Ok, perfetto. Allora, qua è tutto vuoto. Io ho paura, sinceramente, ad uscire perché non so che cosa potrei trovarmi. Una città svuotata. Beh, no, dai, non è vero. Ok, perfetto. No, si è solo levata la folla che prima stava attorno al tipo lì. Ok, perfetto. Allora, ci curiamo i Pokémon e io adesso, sinceramente, penso di dover andare. Oh, questa città qua l'ho visitata, raga, e non c'è nulla di interessante. Penso di dover andare a sto punto da questa parte che prima era bloccata. Quindi sì, ok, perfetto. Siamo a 8 minuti. Mi prude il naso, siamo sul percorso 15. E direi, ragazzi, di fare una cattura subito. Così me lo stai dicendo. Me lo stai dicendo così. No, 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 no. Brutto, brutto. Mamma mia, se sei brutto figliolo. Allora, calma. Non lo so, non so neanche come indebolirlo, non so neanche che nome dargli. Io devo bestemmiare, quindi. Guarda, perché mi devi dire che è super efficace? Non è super efficace! Cosa sono sti bug, creatori miei? Cosa sono sti bug? Entra in sta Pokéball, zio. Oh, le Clefairy. Non lo so, lo chiamo. Allora, una fata, è Pokémon. Rosa, Fairy, tipo Fairy. Ma che cazzo ne so, è una donna, una femmina, c'ha la patata, non so come chiamarlo. Tanto non lo userò mai, poi, tra l'altro. La cosa divertente è questa. Lo chiamo Vicky. Come cazzo si scrive? Vici K-I. No, questa roba qua sembra un codice fiscale. Oh, ok, perfetto. Vicky perché è la babysitter di Timmy Turner nei Fanta genitori, capito? Perché sono folletti, quindi. Che poi non sono folletti nel cartone, però vabbè, dettagli. Ok, Francis, è il tuo momento. Non hai ancora combattuto oggi. Mi raccomando, non deludermi, figliola. Cos'è quella roba lì, porca puttana?
Che cazzo è sta merda? Che le lampade che fluttuano? Vieni qua. I really don't like that satellite tower down here. Appunto, quella torre lì. Ho appena sputato la madonna sul computer. Mi gratta la faccia, ragazzi, allucinante. Swirlix, grazie per il lag. Ah sì, se lagga il gioco è perché la versione fa schifo. Non sono io, ve lo posso assicurare. Quella di prima non laggava. Ti faccio un fair blitz. L'ha imparato in allenamento fair blitz, se non sbaglio. Quindi, l'avete visto, sappiate. L'ho preso un recoil della madonna, ma dettagli. Mr. Mime, oh, guarda che mossa c'ho qui. Mi sono dimenticato che era di tipo folletto. Possiamo proseguire. Francis, non deludermi! Dicevano! No! La vita, signori. Se poi non dovessi censurare, sapete già che cosa direi. Se non dovessi censurare, ovviamente. Era in squadra da 10 minuti. Muori. Sì, moveset, raga, ve li vedete voi. Cioè bello questo. Commovente, cazzo. Bello, bello. Crunch, Hyper Voice, minchia, ti giuro che muori. Muori, zio, muori. Porca di quella troia, muori. Perché devo sclerare ogni episodio, Cristo? Ma con recoil dovevi morire. Che poi... Guarda, c'ha Latios, cosa? Ma stiamo scherzando? Non lo so, c'hai altri Pokémon che vuoi farmi vedere? Gesù con le stigmate ai polsi non ce l'hai? Muori. Guarda che deve cantare, porca troia, deve cantare. Non so neanche con chi sostituirlo, che cazzo, non c'ho Pokémon decenti nel box. Sto finendo le riserve, questa cosa qua cos'è? Taxi Machine Piece, un pezzo della... un pezzo di un taxi. Cioè, allora, voi siete in aperta campagna, state camminando e vi trovate un pezzo di un taxi. Due bestemmie le tirate? Io sì, se non fosse... Ring Out, che cazzo è? Muori. Penso che fosse tipo strizzata. L'animazione mi sembrava molto strizzata. Tipo il tergicristallo. Tipo l'imbianchino. Il tergicristallo. Non lo so. Il massaggio cardiaco. Proseguiamo perché sto sparando stronzate. Perché sto impazzendo. No, raga, come cazzo fa? Ah, aspetta. Forse quel coso lì so cos'è. C'era un tipo nella vecchia città. Cioè, nella vecchia città. Quella dove eravamo fino a 3 secondi fa. Che mi diceva che aveva perso un oggetto importante. Ora, siccome non è cosa comune di tutti i giorni trovare un pezzo di un taxi, penso che fosse quello. Ora, è vero, mi direte che la gente non porta i taxi in tasca. Però è comunque più probabile che trovare un taxi lì. Quindi, Moltres. Moltres. Ho visto più leggendari qua che Cristo Dio nei film Pokémon. Muori. Sunny Day. Perché Sunny Day che non ti butto giù? Perché devi farmi questo? Safeguard, a parte che finché usi ste mosse qua, zio, sei un fallito, cioè fatelo dire. Io ti posso anche voler bene, ma... Allora, olè, perfetto. Allora, curiamoci perché questo episodio qua non sta andando per nulla bene. Ho ancora quella caramella rara che probabilmente è lì dai tempi della venuta del signore. Però vabbè, dettagli. Proseguiamo, io spero di trovare un altro luogo in cui fare una cattura. Io neanche l'ho detto e l'ho trovato. Oh, questi camini qua. Ah, questa qua è la famosa torre. Questa è la famosa torre. Che a quanto ho visto c'entra col wifi. A quanto ho visto. Io non so quanto ho visto. Porygon 2. No, non mi interessi. Grazie, ciao, è stato un piacere. Io sinceramente... Allora, fermi. Voglio un attimo esplorare la zona. Cazzo è sta merda? Un cartello a caso? Ma non ho la bici tanto. Non è un problema. Cosa sei tu? MT?
No, 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 non ora, grazie. È stato un piacere, ma non ora. Allora, aspettate. Di qua si prosegue per una zona che non abbiamo ancora il diritto morale di visitare. Quindi direi di affrontare questo breeder. Ok, perfetto, mi sembrava più uno spazzino che un breeder, ma dettagli. E poi entriamo in quella grotta lì e vediamo se riusciamo a fare una cattura. Cioè, io ci spero perché, raga, nel box io non ricordo Pokémon decenti. Ho provato, raga, io sinceramente a riciclare Zoroark, ma veramente, cioè, non ha mosse. Mi first, che dovrebbe essere tipo, sono qui, però vabbè, dettagli. Non ha mosse, cioè, allucinante. E poi c'è pure le nature storte, cioè, fa schifo. Io non faccio più domande. Facciamo che io non faccio più domande. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Intanto i treni di Trenord fuori fischiano. Fammi vedere se è in orario. No, è in ritardo di 2 minuti. Che cosa strana. È il mio 47, quello che prendo per andare a scuola. Cioè, ovviamente non lo prendo alle 18:47. Lo prendo alle 7:47. Non frega niente a nessuno. Perché lo sto dicendo? Non lo so neanche io. Wigglytuff. Ok, perfetto. Tu sei di tipo l'intuito mi dice che sì. È di tipo folletto. Sing. Disable, sì, sei disabile, lo so che sei disabile, non c'è bisogno dirlo. Non c'è bisogno dirlo, ho perso la preposizione semplice per strada, vabbè, dettagli. Ok, siamo a 15 minuti, perfetto, direi di salire queste scale che non sono qua, sono qui, e direi di bestemmiare Dio. Penso di aver appena contratto l'ebola, vedendo sto coso, ve lo giuro. Allora, questa grotta qua sembra utile più o meno come... vabbè. Speravo meglio. Sinceramente. Però, dai, non fai neanche troppo schifo. Cioè, poteva andare anche peggio, ragazzi, parliamone. 1, 2, 3, preso, perfetto. Elefante femmina. Come lo chiamiamo un elefante femmina? Non ne ho la più pallida idea. Armor Pokémon, allora un elefante femmina, tipo con le zanne, tipo che c'ha le zanne, d'avorio, avorio, zanne, elefante, Dumbo no perché è maschio, è Dumbo, e lui è femmina, un elefante femmina, dai ragazzi, è possibile che non conoscete un elefante femmina, dai, dei nomi domestici per un elefante, non lo so. Non lo so, lo chiamiamo Merkel. Giusto per fare un tributo ai nostri amici tedeschi. Un saluto a tutti voi. Perfetto. Dissing alla politica solo sul mio canale. Tu non saresti stato male invece. Anche se avrei già Dragonectri. Me lo stai dicendo così? Con molta nonchalance mi dici che ho appena trovato una Manectrite? Così per terra in una grotta, ok, va benissimo. Allora, ok, perfetto, abbiamo catturato un Donphan e un Clefairy. Il bottino più povero di quello che si faceva andando a saccheggiare Roma nei secoli scorsi. Oh, fermi, di qua io ci sono già passato, vero? No, la risposta è no. Oh, la svendita, la brico c'era di sti cosi. Quanti cazzo ce ne sono? Sono ovunque. Allora, proviamo a mandare lui. Anche se non sono molto convinto della mia scelta. Allora, fermi. Ironhead, tu dovresti essere solo di acqua. E hai solo mosse di ghiaccio. Che belli giochi Pokémon, raga. Quando proprio... Ma come Attack Fail? Come cazzo? Perché mi hai diminuito l'attacco con raggio Aurora? Ma da che mondo è mondo mi diminuisci l'attacco con raggio Aurora? Ma da quando poi in Aurora ti diminuisce l'attacco? Cioè, cos'è sto ragionamento? Reversal, tua madre nel cesso. Ok, perfetto, ci siamo capiti, no? Perché sai com'è? Allora, fermi tutti. John Frog, che oggi hai combattuto davvero poco. Hai solo indebolito un Clefairy, che ci riusciva pure mia nonna. Ok, ma... Ah, questa qua è la parte sotto? Non so, penso che sia considerata un'altra grotta, perché... Che è sta merda? Aspettate, cioè... Oh, ok, ma io non so se considerare la cattura, perché... C'è scritto Under. Quindi, in teoria, dovrebbe essere Under. Non ci poniamo problema, perché... John Frog... Rimosso. Che cazzo è sta merda? Non lo so. Raga, purtroppo mi sono giocato così la cattura. Non pensavo di buttarlo giù. No, non ti faccio una sega, neanche impegnandomi. No, muori.
Muori. Sacred Sword, no. Muori. Oh, ok, ci siamo capiti. E nulla, ho perso la cattura. LOL. Non sapevo neanche se contarlo o no, però boh, c'era scritto under, quindi io in teoria l'avrei anche contata. E voglio morire perché devo allenare due Pokémon, ho finito questo episodio. Ne sto perdendo più di non so cosa. Tra l'altro, se vai pa... stavo dicendo... Non devi attaccarlo, devi fuggire! Devi fuggire, figliolo caro. Un po' di intuito anche se ti do i comandi sbagliati. Non puoi pensare che io sia perfetto, dai. Datemi un repellente, vi prego. Non ne posso più psicologicamente dei selvatici. Ok, quello è un escape rope. Cioè che è una roba che serve per scappare. Però è rope. Ok, perfetto. Possiamo proseguire. Allora, in teoria qua si uscirebbe qua. Ma quanto sono geniale, ragazzi. Dove sono? Amphitrite City. Che immagino sia la città di Amphro. Ti giuro che se mi sfidi ti picchio sangue. Ok, ci hai cercato? Ho sentito le vostre storie. Ragazzini che hanno demolito i culti? È imbarazzante in realtà. Non penso che si traduca... L'italiano, creepy. Non penso che si traduca letteralmente con imbarazzante, però vabbè. Ok, noi capi palestra dovremmo aiutarvi. Lo pianificherò. Diana e io vorremmo unirci a voi due se lo desiderate. Ma posso aiutarvi molto più. Posso aiutarvi molto di più presentandovi a qualcuno. Quando ero giovane vivevo nella regione di Aroma, ok, perfetto, che era molto nauseabonda. Il mio migliore amico e io eravamo degli allenatori Pokémon. Suppongo che qualcuno l'abbia notato. Geniale. Siamo stati entrambi scelti dai Pokémon Fata. Il mio amico è stato scelto da Victini e io sono stato scelto da Menafi. Minchia, che Pokémon Menafi. Ora lui lavora per qualcun altro adesso. Avrei promesso che gli avrei fatto sapere se avessi trovato qualcun altro scelto dai Pokémon Fata. Ok, apprezzerei se voi due lo poteste vedere. Volentieri, figliolo. Però vorrei anche concludere l'episodio, visto che siamo già a 22 minuti e... ok, è stata una conversazione molto carina, anche se l'ho bypassata in alcuni punti. Sì. Ci vediamo nella cave. Perfetto, il mio gruppo Telegram dal quale vi invito a passare. Ragazzi, dovete passare dal gruppo Telegram. No, grazie. Allora, fermi, devo trovare... Cos'è sta cosa? Cos'è sto tumore? Ma no, cos'è sto schifo? Ma ti prego, ma no, sei impresentabile, figliolo. Oh, eccolo il centro Pokémon. Allora, ragazzi, la città direi che la visito io. Eccolo qua, guardate che grosso sto centro Pokémon. Allora, dicevo, la città la visiterò io fuori parte e otterrò quello che ci sarà da ottenere. Mentre, ragazzi, direi che prima di concludere l'episodio, direi di dare un'occhiata veloce alla città, magari. Giusto per capire le dimensioni, insomma, come si fa con i piselli, si controllano le dimensioni prima di utilizzarle, giusto? Allora, prendiamo questa Ultra Ball, sì, perfetto, non sono daltonico. E, ok, questa cosa qua è particolare, lì c'è un'isolotta, però ci andremo la prossima volta, perché per il momento io necessito, diciamo, di una cattura televisiva. Burn Hill, questa città qua è infinita. Cos'è quella roba lì? Suppongo sia la palestra. La palestra, ok, perfetto, ricordiamoci. Non mi serve sapere. Porca puttana, 16.544 allenatori. Oh, basta, ok, ho capito. Ok, vedo che non c'è niente di particolare. Lì c'è una Ultra Ball che non ho la più pallida idea di come... Cos'è che vuoi darmi? Shackle for Bulbasaur, ma manco per il caso, a parte che non c'è un Bulbasaur. Allora, buttiamoci un attimo in questa casa, parliamo con questa gente bellissima. Sì, admin Giovanni Saggio, sì, è Rocket. Allora, proviamo a fare la nostra cattura, raga, incrociamo le dita sperando di trovare un Pokémon decente che possa entrare in team, perché io altrimenti potrei veramente sclerare la Madonna. Dai. I ask you with the heart, a good Pokémon. To be chosen by me. In my team. Please. Pork. La. Bello. Sapete qual è la parte divertente? Che si allena tramite felicità. Cioè, si evolve tramite felicità. Rest.
Rest in peace. Rest in peace, porca puttana. Tra un attimo, se non ti fai catturare. Almeno quello, non mi far sprecare Ultra Ball, ti prego. Questo non so neanche un orso, porca troia. Lo chiamo Winnie, vai, via. Winnie, yeah, che bello. So che Pokémon non sceglierò. Allora, prima di concludere l'episodio, direi anche di andare... Direi anche andare di vedere nel PC che Pokémon mettere, poi... Scusate. No, veramente mi scappava, non mi sono trattenuto. Sì. Mi fa piacere, donna. Allora... Tendiamo che messer, sì. Come va la vita, ragazzi? Spero bene, nulla. Io a scuola sto andando bene, la vita è bellissima. E... grazie. Ok, perfetto. Questo gioco mi vuole far sclerare a prescindere, qualsiasi cosa succeda. Allora, ripeto, la città la visiterò dopo, il centro Pokémon, raga, è diventato troppo grande, veramente. Allora, move Pokémon, ora con molta calma. Abbiamo perso un Pokémon di tipo fuoco e non ho nessun Pokémon di tipo... Porca troia, guarda che strage. Ah, tra l'altro mi scuso perché nello scorso episodio mi sono dimenticato di levare Galvantula dalla sidebar ad inizio. Non si ripeterà più, in realtà sì perché mi conosco, però vabbè. No, mi rifiuto di prendere Skiplum in squadra. Allora, calma. Potrei prendere Filoswin volendo. Salamella, l'ho veramente chiamato Salamella, mi viene da piangere. Ti prego, dimmi che hai forza antica. Dimmi che hai forza antica. Hai forza antica. Non hai forza antica. Non puoi evolverti. Ok. No. Ah, tra l'altro c'era la Spices Close qua, volendo. Vabbè, ormai ce la siamo giocata così. Non lo so, penso di mettere in squadra Donphan. Ah, è lui. Lui, raga. Donphan e Litwick. Però anche per lui in teoria servirebbe una nero pietra. E mica ce l'ho una cazzo di nero pietra. Magari mi informo su dove si trovano. Penso di prendere loro, raga, perché... Sì, Zoroark, ripeto, se solo avesse delle mosse lo prenderei. Però non ce le ha le mosse, quindi non posso prenderlo. Vabbè ragazzi, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. In particolare ragazzi vi consiglio Instagram per contenuti sempre esclusivi e Telegram per il gruppo Telegram, dal quale potrete diciamo usufruire, in sostanza del quale potrete usufruire contattandomi in privato e chiedendo di entrare. Detto ciò ragazzi, oltre a premere la campanella direi che è tutto e noi ci becchiamo in un prossimo video. Video.